In attesa di sapere in che modo la fiera antiquaria sarà riorganizzata e gestita, tanti turisti hanno passeggiato in questo sabato d'agosto per le vie del centro. Certo, gli espositori ce n'erano molti di meno, soprattutto in Piazza Grande, ma i visitatori non sono certo mancati, a dimostrazione che con una maggiore unità di intenti la fiera antiquaria può ancora dire molto, nonostante la crisi. Beh, adesso diciamo ancora è un po' presto, però penso che già la presenza sia importante, numerosa, soprattutto di turisti stranieri che hanno visto in Arezzo durante il loro soggiorno estivo, magari in Toscana, in Umbria, Alto Lazio, anche un luogo dove poter venire a fare un giorno di shopping per vedere anche un bellissimo posto che è la nostra città e la fiera. E poi c'è la qualità, anche qui insomma sono fatti dei passi in avanti, che ogni mese comunque ci sono delle chicche. Sì, ci sono delle cose importanti, ovviamente il mercato è un mercato che non è risparmiato dalla crisi, anche questo, però nonostante tutto gli operatori stanno credendo nella Fiera di Arezzo e stanno portando oggetti che, diciamo, compatibilmente con le condizioni economiche hanno comunque valore. Ecco, la crisi appunto è un settore magari particolare, quello dell'antiquariato, si fa sentire. Come tutti i settori, diciamo, che trattano beni culturali e non beni di consumo, ovviamente è l'oggetto, diciamo, di maggior valore, quello che ha meno crisi. L'oggetto medio e l'oggetto, diciamo, che ha minor valore magari oggi è meno comperato perché di soldi ne girano di meno. Nonostante questo, la scelta dell'operatore è stare sul livello medio-alto, proprio perché deve essere intercettato un pubblico di qualità e non è il bisogno primario che viene soddisfatto, ma è la cultura, ma è la sensibilità, è l'emozione e quindi bisogna avere oggetti importanti, comunque autentici, non importa di grande valore, perché questa è l'attrazione della fiera. Il futuro gestionale invece che cosa ci riserva? Penso che la città debba unirsi intorno alla fiera, adesso sempre di più. Siamo in procinto di avere, spero, una nuova legge regionale che valorizzi la fiera per farla diventare fiera nazionale e anche con l'amministrazione comunale si sta pensando, il Comune sta pensando anche ad una struttura diversa nella gestione per poterla valorizzare al meglio, pensando di prendere le energie della città, dalla Camera di Commercio, che oggi è già coinvolta e anzi approfitto per dire che stamattina è stata molto apprezzata la presenza del nuovo presidente Andrea Sereni che è venuto a fare la visita alla fiera come primo impegno istituzionale e poi l'università e poi le categorie. Se ci uniamo e mettiamo i mezzi che abbiamo a disposizione per la promozione ce la facciamo e forse siamo in grado di rifare per altri 40 anni la fiera.